questa esperienza di questo premio che rimane al buio per molti mesi e che adesso finalmente accende le sue luci, mi sembra una esperienza dell'amore che sa durare nel tempo. L'entusiasmo è tanto, è partito da questo territorio, è partito da Foggia, si stanno accrescendo gli entusiasmi in tutti i sensi, sia da parte degli imprenditori, sia da parte della regione, che ci sostiene ampiamente attraverso il Teatro Pubblico Pugliese. Noi siamo molto felici, abbiamo come partner istituzionali fortissimi l'Università degli Studi, la Fondazione Monti Uniti e l'Ufficio Scolastico Territoriale. Ci auguriamo il meglio per il viaggio che ci attende anche per i prossimi anni. È un premio che è nato su iniziativa di alcune persone di buona volontà e desiderose di fare e produrre cultura e che poi già al secondo anno, per quello che sono le mie antenne, è cresciuto molto, è cresciuto nella considerazione delle case editrici, è cresciuto nella considerazione degli autori e io credo che farà molta strada, già quest'anno, che è il secondo anno, si vede. È un premio importantissimo questo, è un premio nazionale, però importante anche per la Puglia, per Foggia. Quest'anno è il premio della ripartenza, una gioia trovare una folla di presenti a Foggia. Foggia è una città innamorata di questo premio. Un premio così prestigioso e le parole di Paolo Mieli sono state splendide, mi sono emozionata e commossa e sono molto felice, non posso aggiungere altro. Alessandra, benvenuto. Buongiorno a tutti e grazie per essere qui, sempre con tutto l'entusiasmo che ha caratterizzato le prime due edizioni. Quest'anno ci sono moltissime, o meglio poche, ma ottime sorprese. Pensavo qualche giorno fa e rivedevo quello che diceva Calvino a proposito della lettura. Calvino dice che leggere è andare incontro a qualcosa che sta per essere e ancora nessuno sa cosa sarà. Non posso non nominarveli. Luca Vigilante lo abbiamo appena salutato, ma Marcello Salvatori dei Sistemi Energetici, che ha fatto parte della squadra dal secondo anno, Lorenzo Stanca della Mandarin Capital Partners, azienda che ha sede a Milano, Gami Estintori, Serena e Mico Cuoco, li ringrazio e li saluto, Ernesto Colonna della Mediolanum. Questi sono i nostri magnifici partner privati, ma non posso non ricordare anche i patrocini. Anche lì, con tanto entusiasmo, sono stati con noi dall'inizio, quasi tutti, non soltanto la provincia di Foggia, ma anche la Confindustria Puglia. E poi c'è anche, abbiamo anche l'onore di avere e di nascere sotto gli auspici del CEPEL. I media partner quest'anno sono nuovi, Antenna Sud ci assisterà in tutte le dirette, in tutte le trasmissioni degli eventi e poi vi annuncerò quali sono questi eventi. Bon Cultura è sempre con noi dalla prima edizione. Ringraziamo quindi il direttore Gianni Sebastio di Antenna Sud e l'editore per essere con noi da quest'anno e non so se qualcuno sicuramente sarà curioso di sentire chi sono i candidati di quest'anno. Non posso non dire che ogni anno, come già detto, c'è una sorpresa anche per quanto riguarda la lista dei candidati. Quest'anno possiamo dare il benvenuto a ben tre case editrici, in particolare a due, alla casa editrice, anzi a tre, scusatemi, casa editrice La Terza, che non aveva mai partecipato negli scorsi anni, c'è poi anche la casa editrice Il Mulino. E c'è anche la Neri Pozza, bentornati a tutti gli altri. E quando qualcuno mi darà il via, posso cominciare con la lista dei candidati che sono divisi equamente tra narrativa e varia quest'anno. E andrò con l'elenco in ordine alfabetico. Tra i romanzi abbiamo Enzo Fileno Carrabba, Il digiunatore. Giorgio Ghiotti, Atti di un mancato addio, casa editrice H, mentre Enzo Fileno Carrabba, pubblicato con Ponte alle Grazie. Michela Marzano, con Stirpe e Vergogna, edito da Rizzoli. Giulia Binando Melis, che ha pubblicato con Garzanti, La bambina sputafuoco. Ancora il romanzo di Raffaele Nigro, Il cuoco dell'imperatore, edito dalla Nave di Teseo. Raffaele Notaro con Densità, pubblicato da Mondadori, un giovanissimo scrittore. Piera Ventre, Le stanze del tempo, che ha pubblicato con Neri Pozza. Tra la varia abbiamo invece gli altri sette titoli
di autori accademici e anche giornalisti illustri, Daniela Brogi con Lo Spazio delle Donne, casa editrice Einaudi, Luciano Canfora con la casa editrice La Terza, che ha pubblicato La Democrazia dei Signori, Benedetta Craveri, La Contessa, pubblicato dalla Adelphi, Piero Dorfles, Il lavoro del lettore, casa editrice Bompiani, Marco Lillo e Piff, autori di Io posso con Feltrinelli, Sergio Rizzo con casa editrice Solferino, anche questa casa editrice al primo ingresso nel premio Potere Assoluto, e Marco Ventura nelle mani di Dio con Il Mulino. Le case editrici sono tante e devo dire che è sempre con molta gioia che ci confrontiamo con loro, sono un mondo straordinario, d'altronde la scrittura è lo specchio della vita e loro sono un po' un riflesso di tutto il lavoro di autori e autrici, e quindi è sempre un piacere avere a che fare con loro e non possiamo non ringraziare anche gli uffici stampa straordinari su tutto il territorio nazionale che operano per le librerie e anche per noi, per il nostro premio da 3 anni. Io penso che possa bastare e non posso che fare un in bocca al lupo a tutti per il momento. Grazie, grazie, grazie per queste belle notizie. Intanto la giuria tecnica è composta, sono 8 bellissime persone, a cominciare da Ritanna Armeni, che non ha bisogno di presentazioni, Serena Dandini, Marco Ferrante, Paolo Mieli, Sandra Patrignani, Lidia Ravera, che abbiamo il piacere di avere con noi oggi, Massimo Recalcati e Silvia Truzzi, che è una importante collega giornalista. Dunque, io partirei subito, anche per i tempi ristretti che abbiamo, per chiedere sommessamente ad una persona che apprezziamo moltissimo, che è Lidia Ravera, che sensazioni lascia cadere questo premio nel cuore del Mezzogiorno in un periodo storico così complicato per tante ragioni? Ravera? Mi sente? Abbiamo qualche problema, chiedo alla regia se può aiutarmi. Io la sento. Perfetto. Lei sente me? Ok. Dicevo che provo fondamentalmente gratitudine per tutti quelli che hanno lavorato per mantenere vivo questo premio, perché in questi momenti oscuri in cui non sappiamo per chi piangere, quanto piangere, come reagire al pianto, come fare qualcosa, insomma, siamo tutti molto tristi, no? Questo immagino che sia un sentimento condiviso. Un premio che porta a dedicare mente, spazio, tempo e parole alla letteratura e alla saggistica è benedetto, perché l'intelligenza degli altri è nei libri. La tua cresce leggendo, questo era uno slogan che mi ero invitata quando facevo l'assessore alla cultura della Regione Lazio e sono profondamente convinta di questo. Andiamo a nutrirci dell'intelligenza degli altri, quindi i premi mettono insieme scrittori, scrittrici, autori, autrici, giornalisti, professori, saggisti. Noi ci frequentiamo poco perché tra la pandemia, la guerra e la distanza a cui ormai ci stiamo abituando, ci frequentiamo poco noi scrittori. Ogni premio è un'occasione di scambio di idee, di incontro. E quindi sono grata ai premi letterari e li frequento da giurata, da premiata, da appassionata, con piacere. Il fatto poi che questo sia nel Sud, peraltro nella culturalmente attivissima Puglia, che è una regione molto particolare, un po' la Svizzera del Sud, c'è un fervore culturale che non c'è in altre regioni. Io ho conosciuto Foggia attraverso i Fiori Blu e sono contenta, mi dispiace che ormai la presenza è diventata un po' un sogno, perché
vuol dire anche per gli scrittori conoscere un territorio quando ancora si era presenti in presenza. Quindi sono molto contenta, ho già la mia Eterne, non ve le dirò neanche se mi torturate, però ce le ho già, perché pensate. E non è stato facile perché ci sono dei libri di grande, non ci sono tinche, non ci sono libri inutili, e quindi sono contenta. Bene, grazie per questa riflessione che ci fa anche molto piacere. Come ci fa un piacere enorme la presenza di Miri Marco Re, che io vorrei sentire subito, l'ultima volta che ho avuto il piacere di viverlo un po' di persona, credo era all'Ambra a Roma un po' di anni fa, era un inverno, e andava in scena il signor G. Benvenuto. Grazie, ben trovati. Io sono anch'io parte di questa terza edizione, sono stato appunto contattato da Alessandra, che mi ha chiesto appunto se potevo essere presente, mi fa molto piacere. E il mondo della letteratura mi interessa, mi affascina da sempre, da quando ho iniziato la mia carriera di lettore, e che non voglio terminare mai, anche perché insomma quando si diventa lettore è una condizione che non si abbandona, è un po' come quando si tifa una squadra di calcio, che non si lascia fino alla fine, insomma si resta fedeli a quella passione lì. E in questi anni ho avuto anche il piacere e il privilegio di condurre diversi premi letterari, quindi mi fa molto piacere conoscere più da vicino, quando succederà appunto a settembre, questo premio I Fiori Blu, di tornare a Foggia, dove esordì per uno spettacolo molti anni fa. Insomma, avevo ripreso a fare tournée teatrali dopo i primi esordi a Roma, proprio con uno spettacolo, mi pare fosse il 2002, esordendo al Giordano. Poi sarebbe arrivato anche un certo signor G appunto a Roma e in altri posti d'Italia. Quindi un gradito ritorno, e mi piacciono molto insomma quelle zone, quindi questo mestiere che faccio, che facciamo, è anche l'opportunità per viaggiare, per spostarsi, per conoscere nuova gente. E ovviamente quando parlo di gente, sapendo tutte le persone, i nomi che sono stati elencati questa mattina tra giuria e candidati, sicuramente il contesto è molto, molto alto e sicuramente stimolante. Quindi grazie per avermi invitato a far parte dei Fiori Blu. Siamo noi che la ringraziamo, l'aspettiamo. Vedrà, sarà una bellissima occasione per ritrovarci. E voglio dire, lo dico soprattutto a chi ci ascolta, che la Regione Puglia si è incollata il fiore. Questo premio se l'è incollato addosso, grazie all'impegno, devo dire, la solerzia, ma soprattutto devo dire l'affetto, se posso permettermi, il vicepresidente che è con noi in videoconferenza, l'avvocato Raffaele Piemontese. Vorrei sentire anche il suo parere sulle cose che ci siamo raccontati. Oh, buongiorno a tutti innanzitutto, e grazie per il lavoro che da tre edizioni a questa parte state portando avanti. Naturalmente saluto tutti gli ospiti e protagonisti illustri. Mi consentirete un ringraziamento particolare ad Alessandra Benvenuto, che è il motore di questa iniziativa, che con caparbietà ci ha creduto molto e è riuscita a portare avanti un premio letterario che, a detta naturalmente non mia, ma come ha detto Paolo Mieli, Ritanna Armeni, da ultimo adesso Lidia Averi, è evidente che parliamo di un prodotto culturale estremamente importante.
cioè l'importanza di fare produrre cultura si è evidenziata con questa iniziativa e nasce un premio giovane. Mi sentite? Sì. Ah, ok. Avevo ricevuto un messaggio che non ci sono. Quindi mi sentite? Perfetto. E quindi stavo dicendo, nasce a Foggia in uno spazio naturalmente periferico rispetto alle dinamiche dello scambio culturale nazionale, ma parliamo di un premio che è già cresciuto nella considerazione anche delle case editrici e degli autori. Quest'anno partecipano altre case editrici, un premio che ha avuto anche in presenza nell'ultima sera, c'era una grande folla nel finale del premio letterale. Ecco, io credo che questa sia una caratteristica importante di questo premio, cioè il fatto di essere riusciti ad essere popolari, cioè un premio letterario popolare a Foggia è una delle motivazioni che ha spinto la Regione Puglia, il Teatro Pubblico Pugliese, a confermare il nostro sostegno rispetto a questa scommessa riuscita. Una scommessa riuscita in una regione che, come si diceva, investe molto nella cultura e anche, devo dire, in una città che è amica della cultura. Se pensiamo alle realtà importanti che abbiamo, come la Biblioteca La Magna Capitana, dove noi abbiamo, come Regione Puglia, abbiamo molto investito, dove abbiamo una università degli studi importante che assieme alla scuola diretta da ottimi presidi e dall'ufficio scolastico provinciale e regionale sono sempre una fucina di continue iniziative molto, molto seguite, ed è anche molto bello che ci siano un gruppo di privati, di imprenditori privati, direi più illuminati. Parlare di Luca, per me, che è uno dei miei migliori amici, è scontato, ma un gruppo di imprenditori che investe per fare in modo che la realtà in cui viviamo migliori. Ecco, io credo che di questo stiamo parlando di un premio letterario che ha un obiettivo, cioè l'obiettivo è quello di vivere in posti e in modi migliori, e quindi c'è una grande voglia di emancipazione che parte da Foggia, che questo premio è in grado di incanalare in maniera positiva, e quindi era importante che un'istituzione come la Regione Puglia fosse accanto a un premio letterario, oggi possiamo dire importante anche nel panorama nazionale. Grazie a tutti. Grazie tante, avvocato, grazie. Veda, presidente, e la sua, io voglio sottolinearlo io, l'accompagnamento della Regione Puglia in questa complessa vicenda che ha fatto nascere Fiori Blu è stato fondamentale, perché è stata quella della Regione, Presidente Piemontese, è stata da stimolo anche ad altri contesti che oggi guardano a questa iniziativa con un respiro molto più ampio, come ha detto, lei lo ricorderà, lo stesso Paolo Mieli in una serata, quella dell'anno scorso, davvero indimenticabile. E vorrei proprio chiedere a Isabella Trulli, che in Fiori Blu è il vicepresidente, la vicaria è sempre una cosa molto delicata, molto importante. Questo impegno associativo quanto pesa nel quotidiano? Perché poi sembra che finisca tutto quella sera, invece dal giorno dopo si ricomincia. Prego.
Perdonatemi, stavo parlando da sola. Buongiorno a tutti. È un onore ed una forte emozione ritrovarsi qui per il lancio della terza edizione del nostro premio letterario I Fiori Blu. Rappresento con orgoglio oggi l'associazione omonima I Fiori Blu, promotrice del premio, che è nata 3 anni fa dalla passione di professionisti della nostra città operanti nel campo della tecnica, del diritto, della comunicazione, nel campo scolastico e artistico. Fra gli obiettivi dell'associazione c'è la promozione di ogni forma, delle forme di ogni attività culturale, fra cui la lettura, che cura l'anima ed il cuore, ma nutre anche il sentimento critico di cui dobbiamo sempre più arricchirci in questi tempi. In primis, certo, dietro a questo premio c'è il nostro piccolo lavoro notturno post attività lavorative che abbiamo tutti, però dobbiamo ringraziare la presidente del premio, Alessandra, che diffonde tenacia ed energia a tutti quanti noi, e devo ringraziare tutti quanti i soci che si impegnano per il premio e con particolare attenzione al consiglio direttivo. Purtroppo da vicepresidente mi toccano anche a me i ringraziamenti, e devo ringraziare le case editrici che partecipano al premio anche quest'anno, che ci consentiranno di regalare i libri in concorso alle biblioteche della nostra città, e infine ringrazio tutta la giuria popolare, che è costituita dalle associazioni e dai club di servizio che operano nella nostra amata Foggia. Per questo non rubo altro tempo e voglio augurare a tutti un grande in bocca al lupo, a tutti noi, e una buona lettura alle giurie e a chi altro vorrà unirsi a noi per questo progetto che veramente amiamo. Ma grazie, grazie, sicuramente auguri servono molto, gli auguri. E, diciamo, è stato anche molto augurale per noi e anche produttiva di effetti, diciamo, perché quando si vive un premio poi ci sono momenti di scoramento, le cose, no, ma è stata importantissima l'università. L'Università degli Studi di Foggia ha dato un impulso, un'attenzione, ha riservato proprio una forma di affetto istituzionale significativo. Non a caso il magnifico rettore ha delegato un accademico come il professor Gabriele Fattori, che saluto, proprio a seguirci, una sorta di tutoraggio. Va bene così, professore? Così mi prende in contropiede, non saprei dirle se è una sorta di tutoraggio. È un'alleanza tra progetti culturali, ecco, questo senz'altro sì. Mi fa molto piacere portarvi i saluti del magnifico rettore Pierpaolo Limone, il magnifico rettore dell'Università di Foggia, e della professoressa Rossella Palmieri, che qui indegnamente questa mattina sostituisco. È un saluto naturalmente che va a tutti i Fiori Blu e a tutti i presenti. Poi, anche se i ringraziamenti allungano sempre un po', io ci tengo sempre tanto, consentitemi di farne alcuni. Anzitutto un grazie a tutti i Fiori Blu, per non dimenticare proprio nessuno di quelli che contribuiscono alla realizzazione di questo premio da 3 anni a questa parte. Un ringraziamento speciale ad Alessandra Benvenuto, e non c'è bisogno che io dica perché. E poi permettetemi due grazie speciali. I Fiori Blu sono un premio letterario, e i miei due grazie speciali vanno ai due artisti che abbiamo con noi questa mattina, a Neri Marco Re,
Un grazie speciale anche perché condivido con lui la stessa terra marchigiana e anche per l'espressione carriera di lettore che riutilizzerò perché la trovo molto letteraria. Un grazie speciale a Lidia Ravera, lei non può saperlo ma non pensavo di avere mai l'occasione di ringraziarla, invece ce l'ho avuta, la vita è davvero strana, per avere scritto Porci con le ali. È un grazie naturalmente che va anche a Marco Lombardo Radice, perché è uno di quei libri che racconta una storia, ma che racconta anche la storia. Io, che sono un appassionato di quel periodo storico lì, non ho mai compreso tanto bene il 68 in nessun altro saggio, in nessun altro libro, come nel romanzo Porci con le ali. Dico solo tre cose, la letteratura decisamente non è il mio campo, quindi saranno sicuramente delle banalità, spero almeno che siano vere. Sì, è vero, diceva Lidia Ravera che viviamo tempi tristi, dal 24 febbraio tempi ancora più tristi, a essere onesti, però vorrei rallegrarmi almeno per una cosa: i Fiori Blu esistono da 3 anni, 2 anni li abbiamo passati sotto pandemia, quest'anno, questa mattina, in questo momento, noi sì siamo da remoto, ma dopo tanto tempo non siamo costretti a farlo. Era semplicemente più comodo, più efficiente così, per dirlo con i termini del diritto amministrativo. La seconda cosa, l'università è un'istituzione, ma è prima di tutto un progetto culturale, o perlomeno a me piace pensarla così. I Fiori Blu sono un premio letterario, ma mi piace pensarli soprattutto come un progetto culturale. I progetti culturali che convivono nella stessa terra hanno il dovere di allearsi, di sorreggersi, di promuoversi, e hanno questo dovere soprattutto quando i protagonisti del progetto culturale sono gli stessi, e i nostri sono gli stessi, sono il libro, la lettura e lo studio. Nella prima edizione, se non ricordo male, lo diceva il magnifico rettore, no, forse era la seconda, lo diceva proprio il magnifico rettore Pierpaolo Limone. Oggi ci sono infiniti modi di fruire la cultura, mi vergogno di averlo detto così, ma sì, oggi si dice così, di fruire la cultura, ma nessuno di questi modi sostituisce, potrà sostituire il libro, la lettura e lo studio, ma ce lo dicono gli psicologi, per l'apporto che danno in termini di capacità critica, in termini di memoria, in termini di attenzione, insomma un apporto fondamentale per la persona e per la comunità. La terza ed ultima cosa che voglio dire, l'Università di Foggia è orgogliosissima di rinnovare la sua alleanza con i Fiori Blu, e pensandoci un po' vorrei dire qual è il primo motivo di questo orgoglio. Il primo motivo è che, è una cosa che vorrei sottolineare perché non possiamo dare per scontata, il primo motivo è che i Fiori Blu sono un premio letterario nazionale. E per come lo intendo io, i premi letterari o sono nazionali o hanno questo respiro o hanno le ali, per dirla con Lidia Ravera, o altrimenti non sono. E così, per chiudere con una bella frase, un po' come quando facevo i temi al liceo, cercavo sempre per chiudere una bella frase, mi piace pensare che i Fiori Blu, che sono nati con le ali, si mantengano in volo, e che anche Foggia e anche questo territorio di Capitanata, che oggi più che mai ha bisogno di darsi un profilo culturale, metta le ali, esattamente come Rocco e Antonia nei Porci con le ali. Grazie. Grazie professore. Mi è piaciuta molto questa sua, come dire, intima riflessione accademica, anche perché poi l'Università degli Studi di Foggia è una grande università, un'università che ha fatto un percorso bellissimo, e averla a fianco sicuramente per noi è sicuramente importante. Come importante, avete sentito in premessa il vicepresidente della regione
pubblico-privato, perché noi abbiamo, Fiori Blu hanno avuto anche alcuni privati che ci hanno creduto dal primo momento, tra questi sicuramente anche perché è qui con noi Luca Vigilante, che non è solo un manager del mondo della sanità, un punto di riferimento per il gruppo Telesforo e per Sanità Più, perché è un imprenditore giovane che è una sorta, come dire, di portatore sano collettivo di questo comune sentire. Volevo chiedere all'avvocato Vigilante questa vivacità culturale che Marco Re, Ravera, adesso Fattori ci hanno trasmesso, come lo collochiamo in un pezzo del Mezzogiorno che ha qualche problema? Lo collochiamo bene. Innanzitutto buongiorno a tutti, grazie insomma per la partecipazione, perché mi sento parte integrante oltre ad essere sponsor, perché insomma con Alessandra vedemmo fin dal primo momento la ricchezza che questo premio poteva dare al nostro territorio, e quindi un ringraziamento speciale va proprio ad Alessandra, che come diceva Raffaele, il nostro vicepresidente, rimane il motore, diciamo, di questa opportunità, perché di tale si tratta, di opportunità si tratta. È un premio che possiede due anime, no? E si muove, diciamo, in due direzioni. La prima, quella diretta, quella proprio di un premio culturale che coinvolge e appassiona, diciamo, tutte le persone che amano leggere, che amano l'opera letteraria, la cultura, e quindi la bellezza di iniziative del genere, proprio per cercare anche, come posso dire, di esplorare dimensioni diverse grazie appunto all'opera, all'arte. La seconda, non meno importante, per arrivare un po' e per contestualizzare dove si colloca questo premio, riguarda invece nello specifico la nostra comunità. Noi non dobbiamo dimenticare che, soprattutto diciamo, per chi è un po' diciamo, esterno a tutte le dinamiche comunitarie, oltre diciamo, alle questioni geopolitiche, alla pandemia, la comunità foggiana è una comunità in questo momento alle prese con un conflitto politico e sociale cruciale, definitivo, perché noi siamo un comune, il secondo capoluogo nella storia sciolto per mafia, dove nel 2020-21 è stata riconosciuta l'efferatezza, l'organizzazione della quarta mafia, alla stregua di quella della mafia siciliana, dell'Andrangheta, della Camorra, dove, ma lo dico solo per una questione di fatti e di cronaca, proprio per, diciamo, come posso dire, dare degli elementi in più a chi oggi parteciperà anche con una certa rilevanza, dove io stesso, dopo aver subito 4 attentati dinamitardi, vivo a 40 anni, già da 2 anni sotto scorta H24, per cui un evento del genere diventa fondamentale soprattutto per quella società civile che a un certo punto deve essere cruciale, definitiva, in questa lotta, no? In cui deve partecipare attivamente. E grazie a questo premio letterario, noi diamo la possibilità, in una città soffocata da dinamiche distruttive, diamo la possibilità proprio di, come posso dire, raccogliere quella parte sana, proprio perché, ripeto, ha la possibilità di dare spazio a quella parte sana che ha voglia e ha bisogno però di stimoli per partecipare attivamente, diciamo, in questa dinamica. Grazie. Grazie avvocato, è ovvio che queste sue riflessioni ricadono tutte in un conflitto sociale che comunque è stato aggredito in maniera, ecco, in maniera letteraria, motivo per il quale di qui ne verrà fuori anche una nuova speranza, i Fiori Blu faranno quello che potranno fare, e vicinissimo anche i Monti Uniti, una delle più antiche istituzioni del Mezzogiorno d'Italia, credo la più antica del regno nel mondo del credito. Qui abbiamo il piacere di avere l'architetto Gianfranco Piemontese, che rappresenta questa istituzione che accompagna l'iniziativa dei Fiori Blu. Perché, lo chiedo anche a lei, che è un intellettuale di un certo profilo, prego. Grazie, buongiorno a tutti quanti voi.
Certo, perché? Perché noi crediamo che la lettura e il leggere sia qualcosa che aiuta a crescere nella mente e nella società. La dimostrazione è che, oltre a sostenere Fiori Blu, la Fondazione dei Monti Uniti di Foggia è da più di 10 anni che organizza un festival, il Book Festival, per la letteratura per i ragazzi. E qui entriamo in un piccolo settore, un segmento importante, perché crescere leggendo fin dall'età più giovane significa poi aiutare bambine e bambini a acquisire una loro coscienza. Fiori Blu è la dimostrazione che a Foggia e in Capitanata c'è un fermento culturale, e bene ha fatto Alessandra a inventare questo premio, e la Fondazione ci ha creduto, e questo è il nostro secondo anno che partecipiamo al sostegno di questo importante premio letterario, e che è qualcosa che poi la ricaduta non è soltanto nel lettore in sé o nell'autore che viene premiato. Io credo che gli effetti benefici, gli effetti collaterali della lettura si spalmano poi in un territorio che, è vero, come diceva prima l'avvocato vigilante, specialmente a Foggia, c'ha delle criticità, però è vero che se ci sono criticità, ma ci sono bontà, eccellenze, e la dimostrazione è questo premio, ma la dimostrazione è anche una biblioteca, la Magna Capitana, un'università e, permettetemi, anche questa fondazione che io qui rappresento modestamente rispetto a quanto già fatto dal professor Ligustro, che purtroppo oggi non poteva partecipare, che manda i suoi saluti, ma che ha una storia, come diceva il dottor De Finis, che ha visto la fondazione impegnata nell'ambito culturale, della promozione culturale, cultura che poi appunto è letteratura, è arte, è musica, e sociale nello specifico, quella che è l'assistenza alle persone bisognevoli e bisognose di aiuto. Pertanto noi crediamo in questo premio, l'abbiamo dimostrato, siamo partner, e ci fa piacere che appunto, oltre al sostegno degli enti pubblici, quali la Regione e la Provincia di Foggia, il premio vede la partecipazione anche di imprenditori privati. E questa è una cosa bella, perché ci fa capire che nell'ambito dell'imprenditoria esistono, non esiste soltanto l'Olivetti a Ivrea, ma esiste anche soggetti come Vigilante, Salvatori, qui a Foggia, ovvero imprenditori illuminati. E noi siamo contenti di partecipare a questo festival e di sostenerlo, perché leggere fa bene alla mente e non solo. Grazie. Grazie, grazie, grazie architetto per questa sua testimonianza che è importante. Ovviamente tra i partner non poteva non esserci la scuola, ma il mondo della scuola nel senso cosmico, perché l'ufficio scolastico provinciale, qui abbiamo Marida Episcopo sempre presente con il cuore, perché tra l'altro lei ha anche partecipato, dato il suo contributo nella lettura, nella comprensione dei testi. Quella della presenza della scuola è stata fondamentale, perché poi tutti questi libri vengono portati all'interno delle biblioteche scolastiche grazie ad un'intesa con le case editrici, motivo per il quale diciamo che la scuola poi è stato quel carburatore che ha prodotto anche una diffusione intensa delle cose. Lo chiedo a Marida Episcopo, che regge le sorti che è il provveditore della scuola. Prego. Buongiorno a tutti. La scuola, attraverso la mia modesta presenza, che rappresento in rete, ovviamente, io sono il rappresentante di una rete prestigiosa di scuole provinciali, anzi interprovinciali. La scuola non può che guardare con grande ammirazione, stima e plauso questo premio letterario di Fiori Blu. E
è veramente congratularsi per le ottime sinergie che questo premio raccoglie e concentra su di sé, dall'ente locale regionale alla sanità service, alla fondazione, alla stampa televisiva e scritta, al teatro pubblico pugliese, alla regione Puglia, soprattutto anche per gli aspetti, ecco, del lancio fondamentale. Niente, sono qui in rappresentanza della scuola provinciale, con me sono collegati sul canale YouTube anche i docenti dei progetti nazionali, anche i rappresentanti delle scuole, perché il premio letterario Fuori Blu ha voluto omaggiarli, ecco, della collana completa delle opere in concorso quest'anno. E per noi è un ennesimo invito alla lettura per la terza edizione. Stiamo qui insieme condividendo il lancio della terza edizione, di una lettura raffinata, piacevole, profonda, capace di infondere nei più giovani lettori pensieri di qualità e comportamenti di qualità. Noi, fra gli obiettivi scolastici, sin dallo studente più a legno verde, più in fieri, è quello di imparare a leggere. Il compito più arduo è quello di motivare a leggere. E per questo abbiamo molto a cuore le nostre biblioteche scolastiche, che non devono essere un luogo polveroso, ma un luogo interattivo, un luogo di approfondimento e di studio sempre di qualità. Quando un lettore legge, che cosa gli si attiva internamente? Non solo gli stimoli visivi del bel libro, ma anche quelli olfattivi, perché la carta emana un gradevolissimo odore, un odore culturale più pregnante, ma si realizzano dei piccoli miracoli mentali. Impariamo a riflettere, impariamo a metterci nei panni di, a proiettarci, impariamo a concentrarci, impariamo a carpire la nostra attenzione su un oggetto di qualità, ma impariamo anche a decidere sulla base degli esempi che l'opera letta ci sta fornendo. Impariamo a pianificare, a risolvere e anche a superare gli errori che ci vengono narrati nella letteratura. Nelle scienze cognitive si dice si attivano quelle funzioni esecutive della cognizione, e poi la cognizione è calda e fredda, come dicevamo anche nel concorso dell'anno scorso. La cognizione calda è emozione, è sentimento, è filia, è amicizia, è vicinanza. La cognizione fredda sono tutte quelle operazioni mentali, intellettive, che comunque ci danno una ragion d'essere nel mondo sociale, nel mondo quotidiano. Per cui noi siamo felicissimi di poter dire che questo è un bellissimo premio letterario, che noi siamo contentissimi di essere nel novero delle persone, dei gruppi e delle persone giuridiche che ne sostengono l'importanza e il valore. E per noi benvengano gare di letture, inviti alla lettura, certamina letterari, anche di tipo in formato digitale, perché noi nella scuola promuoviamo tutte le possibili articolazioni del leggere. E soprattutto in questo momento le giovani menti vanno distolte da 2 anni molto difficili e da uno scenario internazionale che è davvero preoccupante. Per cui questo premio è anche un antidoto rispetto a pensieri contro e pensieri negativi. Grazie a Michi De Finis e grazie, un abbraccio ad Alessandra, benvenuto, e a tutto il gruppo di progettazione e alla presidenza, alla vicepresidenza dell'associazione. Grazie. Grazie, grazie tante. Grazie, provveditore. Io credo che le sue parole siano il timbro, come dire, che aspetta poi tutti i nostri, aspettavano i nostri lettori, che ci auguriamo saranno davvero tanti. Intanto saluto, perché so che ci sono impegni istituzionali e non solo, per il nostro vicepresidente della regione, l'avvocato Raffaele Piemontese. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi e buona giornata a tutti. Buona giornata, grazie. Grazie,
Grazie, Presidente. Grazie mille. Salutiamo anche Neri Marcore, che come immaginate, potete immaginare, sarà preso da tanti altri impegni, ma ci ha fatto enorme piacere averlo con noi. Un po' tutti. Grazie a voi, è stato un piacere stare insieme. Viva i fiori blu e ci vediamo presto. Grazie ancora. E ci avviamo a concludere, ovviamente, ma credo di averlo riconosciuto, dovrebbe essere a casa nella sua, perché ho visto la sua biblioteca, di Giuseppe D'Urso, che è presidente del Teatro Pubblico Pugliese, al quale, che chiaramente è stato un advisor, perché il Teatro Pubblico Pugliese si muove all'interno del contesto istituzionale della regione. Giuseppe D'Urso, che è uno che è sempre stato su questi versanti, diciamo che è in maniera monotona è sempre lì da una vita, non a caso ha insegnato pure nella sua vita non politica ma personale, quindi è importante la sua presenza. Che ne pensa, Presidente D'Urso? Tutto il bene possibile. Vabbè, intanto approfitto anch'io per salutare, ma non solo per dovere di circostanza, i nostri illustri ospiti Lidia Ravera e Neri Marcore, insomma, che apprezzo sempre moltissimo. E, giocando con le parole, benvenuto premio Fiori Blu. Benvenuto premio Fiori Blu. Beh, siamo alla terza edizione, nonostante tutti i problemi che sono stati detti, che io non... Ma insomma, soprattutto è positivo che questa iniziativa si inserisce in un contesto di ripartenza. Ci auguriamo che sia quella buona, e noi lo stiamo verificando in diversi settori, soprattutto nello spettacolo dal vivo, quindi al teatro, alla musica, alla danza, e questo non può che farci, come dire, essere positivi, insomma, ottimisti. Io non devo dire molto, anche perché l'appuntamento, il premio Fiori Blu è oramai un appuntamento importante nel panorama culturale pugliese e nazionale, come giustamente è stato detto. Ed è una, però voglio anch'io tornare sulla specificità anche del nostro contesto territoriale. Noi abbiamo bisogno, come il pane, di iniziative, di premi letterari, di spettacoli teatrali, di musica, di incontri, di socializzazione, in questa terra messa piuttosto male, no? Per le cose che abbiamo detto, io condivido molto quello che ha detto Luca Vigilante a proposito anche del valore delle iniziative in questa direzione per risalire la china. Noi dobbiamo risalire la china e il premio letterario Fiori Blu sicuramente va in quella direzione, come in quella direzione vanno tante belle iniziative meritorie. C'è bisogno di fare molto di più comunque, ci sono certamente cose buone e punti di eccellenza, ma insomma, evidentemente qualcosa non va, insomma, nel tessuto socio-culturale del nostro territorio, quindi dobbiamo creare probabilmente un sistema più attento, più lungimirante per quanto riguarda anche l'intervento della cultura, dell'educazione, insomma le cose vanno messe insieme. Da soli nessuno risolverà questo problema, né la magistratura, né le forze dell'ordine, né le istituzioni locali, né la società civile. Ci vuole un patto, un'alleanza forte. In questo senso l'inserimento di iniziative come queste va molto bene. E devo dire che per noi del Teatro Pubblico Pugliese, per la Regione Puglia, ma l'ha detto già il vicepresidente piemontese, non è casuale, diciamo, questo apporto al caso specifico ai Fiori Blu, ma insomma a una politica più generale di promozione del libro e della lettura che si sta attuando in tutto il territorio regionale. Voi sapete che la Regione ha una legge specifica, appunto, la legge numero 40, che promuove il libro e la lettura, e questa legge, tra l'altro, ha anche ipotizzato l'istituzione di una consulta regionale che non da moltissimo, ma comincia a muovere i primi passi proprio per valorizzare da una parte le iniziative che ci sono sul territorio, che sono tantissime, quindi dai festival letterari ai premi letterari alle realtà che già operano con risultati davvero
notevoli, mi riferisco al sistema dei poli bibliomuseali, alle biblioteche, alle community library, ai presidi letterari, per non, senza escludere ovviamente l'apporto dei privati, delle librerie. L'obiettivo della regione, in questo noi siamo pienamente coinvolti, è quello di definire un sistema di tutti questi appuntamenti, di festival, di premi letterari, che devono essere oggetto di una mappatura, di un monitoraggio, con l'obiettivo però di dare maggiore impulso a questo settore. Ecco, in questa maniera possiamo fare sicuramente un passo in avanti. Iniziative ce ne sono diverse, la Puglia in questo è un territorio fertile e interessante, però dobbiamo dare questa visione sistemica, perché in questa maniera forse riusciamo anche a risolvere i problemi che inevitabilmente ci saranno. Quindi grazie all'associazione, alla presidente e direttrice artistica, Alessandra Benvenuto. Anche io devo sottolineare, perché è un po' il mio mestiere, tra virgolette, questa sinergia. Senza di questa non si va da nessuna parte. La presenza dell'università, dell'ufficio scolastico territoriale, della fondazione, degli imprenditori. Questa è una cosa davvero da sottolineare, perché insomma, quando anche il mondo dell'impresa, dell'economia si muove in questa direzione, allora vuol dire che insomma, ce la possiamo fare. Auguri al premio Fiori Blu. Grazie Presidente D'Urso, anche a lei. Bene, il mio compito finisce qua, adesso cedo la parola. Intanto auguri, perché siamo quasi a Pasqua, ci vedremo, non scompariremo come Antonio Patò, scomparso nel cuore del Venerdì Santo, visto che c'è con noi Neri Marco Re, vi voglio ricordare questa sua bella interpretazione. Ci rivedremo quindi anche Venerdì Santo, ci sentiremo tutti. Auguri. Adesso Alessandra, benvenuto, conclude questa conferenza. Grazie a tutti per la vostra attenzione. La verità è che se dovessi cominciare io a ringraziare non potrei finire qui, per cui posso solo pronunciare un grazie gigantesco a tutti. Comincio soltanto dalle vicinanze. Dovete sapere che abbiamo l'Associazione Fiori Blu, ha una segreteria organizzativa e un direttivo. Il premio è una segreteria organizzativa e l'Associazione Fiori Blu ha un consiglio direttivo che è una bomba, posso dirlo, una squadra di eccellenza. Oltre alla vicepresidente Isabella Trulli c'è anche Gianni Buccarella, che ci cura tutti gli aspetti pratici del premio, non facili, vi assicuro. C'è Maria Luisa De Niro, che fa parte strettamente della commissione selezionatrice scientifica, e c'è Eleonora Benvenuto come consulenza esterna connessa al mondo della scuola, e Pietro di Taranto, una squadra affiatatissima, qualcuno lo sa per quanto abbiamo avuto interazioni. Insieme abbiamo deciso, lo ha detto prima qualcuno ma lo voglio ricordare, perché tra le domande vedo qualcuno che ci domanda tra i giornalisti quale sarà la modalità per la promozione della lettura. È importantissimo che si sappia sul territorio che nelle biblioteche, non soltanto nella biblioteca La Magna Capitana, la biblioteca regionale, ma anche nella biblioteca degli ospedali riuniti, nelle biblioteche dei dipartimenti universitari di giurisprudenza e di lettere, e nella biblioteca di Parco Città, e ringrazio per l'ospitalità anche i coordinatori responsabili di Parco Città nella nostra città di Foggia, e nella biblioteca del convitto Bonghi di Lucera, che è una scuola di eccellenza, nella biblioteca dell'Istituto Pascal e nella biblioteca dell'Istituto Notarangelo ci saranno, lo anticipava prima la dottoressa Episcopo, ci saranno le copie dei libri dei candidati, in modo tale che tutti gli studenti, tutto il personale amministrativo e tutti i docenti possono prendere in prestito per leggere e esprimere la loro preferenza. È per questo che molto velocemente, per non rubare più tempo, mi avvio a descrivervi l'agenda di quest'anno, che devo dire in qualche modo è più compatta, perché ci saranno, finita questa conferenza stampa, cominceremo il calendario degli incontri online di presentazione delle candidature che avremo tutte pubblicate il martedì e il venerdì sulle pagine social del nostro premio, dal 12 aprile al 27 maggio. Quindi 14 libri saranno presentati con gli autori e con le autrici martedì e venerdì, sia un romanzo e un saggio appartenenti alla varia
tutte le settimane, ripeto, dal 12 aprile fino al 27 maggio. Ci sarà l'annuncio dei finalisti nei pressi del 28 di maggio, perché la giuria tecnica si pronuncerà selezionando i primi sei che si aggiudicheranno questa vittoria parziale, quindi saremo alle semifinali. I vincitori saranno proclamati in occasione della serata finale di presentazione, per cui avremo come straordinario conduttore il nostro Neri Marco Re, per la prima volta con noi durante il premio, il prossimo 15 settembre. Il programma, come vedete, è abbastanza snello, lo abbiamo pensato insieme con molta attenzione proprio per assicurare che ci possa essere un pubblico fedele, così come c'è stato l'anno scorso. Voglio ricordare che in presenza l'anno scorso, durante la serata di premiazione, ci sono state più di 500 persone nella villa, nel parco comunale di Foggia, e abbiamo raggiunto sui social più di 400.000 visualizzazioni. È vero che il Covid è stata una disgrazia, una tragedia planetaria, ma posso assicurarvi che ci ha dato la forza per resistere a questa difficoltà, e le risposte sono state queste. Quindi non c'è dubbio che l'impegno premi in tutti i sensi. A proposito di giochi di parole, posso chiudere dicendo che, e dando anche una risposta a un'altra collega, Antonella Tavola di Antenna Sud, l'altra domanda vedevo che era di Antonella Socio di Bonculture, che in realtà non c'è una risposta precisa per sapere e per spiegare a tutti quanto queste candidature rispondano alle riflessioni che riguardano questo periodo storico. Ogni libro nasconde un segreto, ogni libro in qualche modo illumina i punti di vista e il modo di guardare il mondo, tanto più in questo momento, come d'altronde diceva la nostra Lidia Ravera, magnifica, la ringrazio di essere stata con noi oggi, e posso chiudere salutando tutti, ringraziando davvero con gioia e quasi con commozione tutti quelli che ci stanno intorno, ci seguono, e posso dire soltanto per quanto riguarda il mio caso, ogni tanto ci sopportano, perché lavorare su un premio nazionale, sapete tutti, ve lo posso assicurare, è durissima. E chiudo dicendo che è vero che ormai la primavera è cominciata, ma è indispensabile ricordare che ogni lettore esiste, e tutti i lettori che saranno per noi con il premio, ogni lettore esiste per assicurare a un certo libro un piccolo spazio di immortalità. Noi ci auguriamo che sia per noi lettori, sia per gli scrittori e le scrittrici che partecipano a questo premio quest'anno, questa occasione sia un grande rito di rinascita, partendo in primavera e chiudendo i festeggiamenti di questa lettura, di queste letture condivise. Questo possiamo augurarci, tra primavera e estate, che ci sia un rito di rinascita per tutti. Grazie davvero a tutti e a tutte. Grazie, arrivederci. Posso dire una cosa veloce? Certo. Approfitto della presenza per ricordare che domani sera al Teatro Giordano, organizzato da tante associazioni di giovani, c'è una manifestazione di solidarietà per i bambini ucraini. L'incasso totale sarà devoluto alla Caritas, e c'è anche il patrocinio della Fondazione dei Monti Uniti, e ci sarà l'esibizione di tanti artisti foggiani, alcuni in presenza, alcuni in remoto, tipo Gianmarco Saurino, e ci sarà un concerto bellissimo con un musicista di grandissimo valore come Carmine Padula, che conosciamo tutti per le colonne sonore di tutte le fiction oramai, con I Suoni del Sud. Quindi partecipiamo e soprattutto promuoviamo la partecipazione, perché è una causa, come potete capire, molto nobile. Grazie. Grazie, e aggiungo soltanto un ultimo dettaglio, perdonatemi, la giuria popolare comincerà a votare appena la giuria tecnica si sarà pronunciata sui finalisti, e avrà tempo 2 mesi per decidere qual è la preferenza di ciascuno di loro, di ciascuno dei lettori che appartengono alla giuria popolare. Ricordiamo che si vota a livello nazionale su tutto il territorio, non solo le associazioni, ma possono votare tutti i singoli lettori di tutto il paese Italia. Grazie. Arrivederci, auguri.